7 ottobre 1919. Nasce a Parigi Georges Duby, uno degli storici più influenti del Novecento. Membro dell'Accademia di Francia, cattedratico di storia medievale al Collège de France, si fece notare con la sua tesi di laurea sul Maçonnet nell'epoca dell'XI e XII secolo. Esaminando le caratteristiche della società in quell'area della Borgogna attraverso lo studio di preziosi antichi documenti conservati nell'archivio del monastero di Cluny, scoprì nuove chiavi di lettura per la comprensione della società medievale. Per tutta la vita continuerà ad esplorare la rivoluzione feudale dell'XI secolo, secondo la nuova storiografia degli Annales, modello ineguagliato per gli studi regionali. Con una grande opera dedicata alla vita rurale, ha poi esaminato l'economia agraria dell'Europa occidentale, sempre durante il Medioevo, consolidando il suo prestigio e la sua fama anche fuori dal mondo accademico francese. Le sue opere continuano ad essere pubblicate e tradotte nelle principali lingue.